in quella casa c'erano tanti più soldi di quello che io pensavo, di liquidi, contanti. Lei mi diceva che non mancano soldi, per cui non era un problema economico, neanche il suo cercare il divorzio senza avvocato, non è per non pagare un avvocato. Dove sono finiti tutti quei soldi che Liliana avrebbe tenuto in casa? La questione economica attorno al mistero sulla morte di Liliana Resinovic torna ad affacciarsi. Ne parla l'amico della 63enne, Claudio Sterpin, che poi si sofferma su quelle che per lui erano le chiare intenzioni di Liliana, allontanarsi dal marito. Secondo Sterpin, la donna avrebbe comunicato a Sebastiano l'intenzione di divorziare, poi è scomparsa. Qualcosa deve avergli detto, perché se no non succedeva tutto questo. Secondo me lei doveva dirglielo, doveva, perché me lo ha detto, dichiarato prima o dopo che lo dico. La telefonata dell'ultimo giorno, al mattino del 14, le ultimissime parole che ho sentito erano "dopo che parliamo". Claudio Sterpin negli studi di Tele4 aveva già parlato di questa ultima telefonata con Liliana, ma oggi è tornato sul tema con più precisione. Secondo l'ex podista triestino, l'incontro successivo, che non c'è mai stato, sarebbe servito per comunicare che aveva parlato del divorzio con il marito. Non era arrivato, probabilmente non si dà buon fine. Sono estremamente convinto che lei ha fatto una brutta fine, altro che suicidio, quel cavolo. Sterpin continua a respingere con forza l'ipotesi di suicidio e anche che la donna sia morta appena 2 o 3 giorni prima del suo ritrovamento. Tutto può essere successo, tutto, meno che lei sia sopravvissuta senza avvertirmi, uno, e si sia suicidata 20 giorni dopo, 2. Queste sono cose che io negherò fino a prova contraria.